Ma per me è un piacere, un orgoglio anche di aver fatto parte, diciamo, di una storia bellissima della città con questo calcio degli anni Ottanta, anche per ritrovare un po' i miei compagni, i miei amici, più che compagni e amici, come Pagano, come Marchegiani, gente che siamo rimasti dopo 30 anni ancora assieme. Cioè, io vengo volentieri a Pescara, cioè, da quando sono andato via sono mancato solo l'anno scorso perché è nato il mio nipote. Tutti gli altri anni vengono sempre e spesso. Leo Junior dal Brasile segue sempre il Pescara, si mantiene sempre informato sulle vicende biancazzurre e questo il rapporto forte che è rimasto con Pescara a distanza di tanti anni. Sì, seguo spesso perché, cioè, ho tifato anche adesso quando sono andato nei playoff e magari ritrovare questa squadra in Serie A. È sempre la stessa cosa, quando si trovi bene in un posto, vai via e c'è anche l'affetto della gente, è difficile scordare. E questo certamente è capitato anche con me, anche se saranno passati 50 anni, io avrò sempre qualcosa da guardare, non solo della città, ma soprattutto della società. Un ricordo particolare di quegli anni. Ma penso alla vittoria con la Juve dentro casa, 2-0, il Pescara non aveva mai battuto la Juve. La Juve aveva una bellissima squadra. Sciabile, quando ha preso la società, almeno in 2 anni che ho vissuto qui, il rapporto con lui è stato sempre eccezionale, anche perché lui era sempre a disposizione per fare, diciamo, il meglio per la società e anche per la squadra. Un messaggio, il messaggio di Leo Junior alla squadra e ai tifosi per questa stagione. Ragazzi, forse a Pescara speriamo come 86-87 o 91-92 di ritornare in Serie A. È cambiato il calcio a distanza di tanti anni, non è più questo il calcio di una volta, però Pescara è rimasta la stessa. Sì, come città sì. Penso che l'entusiasmo è uguale, anche perché ho seguito l'anno scorso quando per un pelo non sono ritornato in Serie A.